film oppure i riconoscimenti dell'Academy? Ma senza nulla togliere, il primo riconoscimento è sicuramente il pubblico, ma per chiunque fa questo mestiere, avere 2,5 milioni di persone che sono uscite di casa per andare a vedere il tuo film è il riconoscimento più grande che puoi avere. Poi inutile nasconderlo, il premio dell'Academy fa felice, l'altro aspetto della medaglia magari, insomma, però già ovviamente come per tutti 9 nomination per me sono un premio. Senti, tante richieste di remake, come le hai prese? Sei dubbioso, sei felice, sei preoccupato? Ma no, sono molto felice perché insomma comunque esportiamo cultura italiana cinematografica fuori e non è una cosa che avviene tutti i giorni, quindi sono molto orgoglioso di portare un film italiano all'estero. Certo, sarebbe più bello distribuirlo, in alcuni paesi sarà distribuito, ma anche il remake va bene, via. Senti, il prossimo progetto? Sto pensando. Grazie. Paolo, ciao. Mai come quest'anno ai David di Nutello ci sono tanti generi diversi in concorso. Ecco, per te che tipo di stagione è stata questa? Ma guarda, è un segnale importante perché è giusto secondo me che tutti i generi, anche la commedia, quando è una commedia di buon livello, venga premiata e riconosciuta, quindi è un segnale interessante e soprattutto per noi che facciamo commedia ci sentiamo sempre un po' esclusi dai premi. Non è vero, probabilmente se si fanno buone commedie, eccole rientrare nei premi, c'è il mio film, c'è Gig Robot insieme a tanti altri generi completamente diversi, ma è giusto secondo me che un premio nazionale abbracci diverse tipologie, diversi modi di raccontare il paese.